Credo che uno degli aspetti più interessanti del nostro lavoro sia il contatto con il cliente, il contatto con il produttore, il contatto con le persone in generale. Perciò andare a creare un'empatia. Allora, ci piace definire la sala un po' come il nostro palcoscenico. Quindi noi ogni volta che apriamo il ristorante entriamo in scena. Entrare a far parte di una brigata di livello può essere il primo step di una lunga carriera e poi magari un domani arrivare ad aprire il proprio ristorante. Io mi diverto moltissimo a fare questo lavoro. È un lavoro che costantemente ha a che fare con persone interessanti, per cui anche il nostro mondo si arricchisce di questo. La curiosità è un elemento fondamentale. Un buon cameriere dovrebbe essere curioso, sapere tutto sui tè. Si può passare un anno intero a studiare un menù dei vini, degli oli, senza entrare nell'argomento del cibo che è infinito sulle materie prime. E questo entusiasmo i clienti poi lo percepiscono. La cosa bella della cucina è questa brigata viva, tutte queste persone che girano, che sembrano che non sono uniti fra di loro, mentre invece è un organismo perfetto. La cosa più simile alla cucina è proprio l'orchestra, quindi c'è ogni partita è composta da un capopartita che ha uno spartito e poi questi spartiti fra di loro si uniscono alla perfezione attraverso il direttore d'orchestra, che quindi è poi che è lo chef. È un ambiente bellissimo, perché sì, ti dà la possibilità di conoscere sempre, ogni giorno, quotidianamente c'è sempre qualcosa da imparare. La persona che hai di fronte può sempre trasmetterti qualcosa, quindi sì, è super emozionante. L'aspirazione è quella sempre di poter conoscere cose nuove. Ti viene quasi naturale andare a ricercare il perché di un particolare elemento di un vino, il perché di un piatto o la storia anche di quello che tu proponi, di quello che vorresti proporre o di quello che ti è stato proposto. Se è fatto nel giusto modo può essere forse il lavoro più bello del mondo. Se lo fai credendoci e con una passione tua personale che ti nasce da sola, ti nasce in maniera naturale, non sarà un lavoro, perché sarà un susseguirsi di esperienze più che un lavoro. Il mio obiettivo, come anche quello di molti miei compagni, è quello di poter aprire un qualcosa di proprio, dove comunque la mia immagine sia sempre presente e vengano racchiuse tutte le esperienze che io ho potuto fare negli anni precedenti. E io sono un cameriere, sono un maître, quindi non sono uno chef. Come ci si arriva da cameriere fino ad arrivare a un ristorante stellato? E da un lato è semplice, nel senso che l'importante è fare step by step e fare le cose con pazienza e ragionamento. Io dico sempre che la ristorazione è una squadra di calcio, e poi il cameriere è il portiere, il cuoco è l'attaccante, il lavapiatti è il centrocampista, ci sono i ruoli, ma la materia è ristorazione, in questo caso sono l'allenatore. Allora, la mia passione per questo lavoro com'è nata? Io sono sincero, a me mi piaceva mangiare e quindi mi sono iscritto alla scuola alberghiera proprio perché si mangiava 2 ore al giorno e comunque si parlava di cibo. E la mia vita l'ho fatta girare sempre intorno al cibo e all'accoglienza, che mi è sempre piaciuto. È passione, è bello, mi piace, cioè io vedo l'ora di svegliarmi la mattina, ecco.